Ciao, ciao, io oggi sono in versione bagnomare perché sto per pulire una piscina in PVC e userò il pulitore righe nere per farvi vedere come funziona bene su una piscina che è stata fuori tutto l'inverno e che ha creato delle macchie di muffa. Ok, questa è la condizione della piscina in questo momento. Come potete vedere, ci sono tutte queste macchie, ok? E adesso vi faccio vedere come agire con il pulitore di righe nere. Va bene, prima cosa è prendere il pulitore e spruzzarlo sulla parte interessata che bisogna pulire. Bisogna farlo agire quei 30 secondi, 30-40 secondi, lo lasciamo agire. E questo va bene anche da fare sui tendalini o sulle righe nere del camper. Abbiamo fatto agire un po' il prodotto. Adesso beh, in questo caso posso farlo con la spugnetta dalla parte abrasiva. Eccolo qua, guardate come sta pulendo bene. Adesso passo ad sciacquare. Adesso sciacquiamo e come potete vedere abbiamo pulito tutta la parte interessata, è diventata praticamente nuova, guarda qua, lo sciacquate bene, mi raccomando, se poi rimangono dei residui si riprende la spugnetta, si vede che non ero passato bene prima io a pulirlo e voilà, è andato via tutto, è tornato come vuole. Questo è un pulitore che lavora tutto quello che è organico, quindi se ci sono delle macchie di ruggine o del genere toglie qualcosa, ma non toglie proprio del tutto, quindi non pensate che sia la panacea a tutti i mali. E alla fine ecco il risultato. Vi ricordo che questo pulitore per la piscina, che poi è pulitore righe nere anche per i camper, funziona solo se viene dato sullo sporco asciutto. Se prima bagnate la superficie, il prodotto scivola sull'acqua e non pulisce. L'importante è spruzzarlo, aspettare quei 30-40 secondi e poi passare la spugna per pulirlo. Ecco il risultato. E fra un po' facciamo l'idromassaggio.